Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo di affrontare un esercizio di natura pratica, nel senso che è un esercizio che riguarda sempre la legge di Henry, la solubilità dei gas e cosa accade quando i sub si immergono a elevate profondità. Sappiamo perfettamente che i gas come l'ossigeno e l'azoto presente nella miscela contenuto nelle bombole aumentano sensibilmente la loro concentrazione nel sangue. Pertanto, nel momento in cui il sub deve andare in risalita, deve fare una serie di compensazioni in modo tale che l'azoto disciolto venga espulso dal sangue in maniera lenta e costante, onde evitare quelle che si chiamano embolie e quindi diciamo sono delle cause che possono portare anche alla morte del sub. Ci chiede l'esercizio. La solubilità dell'azoto nel sangue a 0,8 atmosfere e a 37 gradi, quindi la temperatura corporea, è pari a 5,6 per 10 alla meno 4. Un sommozzatore si immerge ad alte profondità, circa 30 metri, e questa grosso modo è la pressione esercitata dall'acqua a quella profondità. E l'azoto quindi viene sottoposto a una pressione di 4 atmosfere. Si è preso come volume 5 litri di sangue. Ci chiede l'esercizio quanto azoto verrà rilasciato quando il sommozzatore tornerà in superficie. La prima cosa che dobbiamo andare a eseguire è il calcolo della costante di Henry. Sappiamo che la formula applicativa abbiamo detto essere la seguente, quindi che la solubilità oppure la concentrazione del gas all'interno del fluido è uguale a K per la pressione che questo gas esercita. Quindi K è uguale alla solubilità fratto la pressione. Andando a sostituire i valori, 5,6 per 10 alla meno 4 moli sul litro fratto 0,8 atmosfere, cioè il valore che abbiamo normalmente, il valore che ne esce è 7,0 per 10 alla meno 4. Determinato il valore della costante di Henry, ci possiamo determinare che cosa? La solubilità che ha l'azoto a 4 atmosfere, per cui solubilità dell'azoto a 4 atmosfere sarà pari alla costante 7,0 per 10 alla meno 4 per, abbiamo detto, 4 atmosfere, il valore che ne scaturisce è 2,8 per 10 alla meno 3 moli su litro. A questo punto, siccome abbiamo a che fare con 5 litri di sangue, ci calcoliamo il numero di moli contenute in 5 litri di sangue a 4 atmosfere, a 0,8 atmosfere. Per cui scriveremo 5,6 per 10 alla meno 4 per, in questo caso, 0,8 per 5 litri, scusate. Per 5 litri, il valore che ne viene fuori è esattamente 2,8 per 10 alla meno 3. Se andiamo quindi moli su 5 litri, ci andiamo a calcolare adesso il numero di moli di azoto a 4 atmosfere, quindi in 5 litri 2,8 per 10 alla meno 3 per 5 litri, il valore che ne esce è pari a 1,4 per 10 alla meno 2 moli. Questi quindi sono i valori a 0,8 atmosfere e a 4 atmosfere in 5 litri di sangue. A questo punto procediamo con la differenza tra il numero di moli prima e dopo l'immersione, quindi avremo 2,8
per 10 alla meno 3 meno 1,4 per 10 alla meno 2, il valore che ne scaturisce 1,1 per 10 alla meno 2 moli. Quindi queste risultano le moli assorbite durante la fase di discesa del sub a queste profondità. A questo punto, e come ci calcoliamo il volume? Attraverso l'equazione di stato dei gas. Quindi sappiamo che PV è uguale ad N per R per T, e sappiamo che il volume sarà uguale ad N per R per T fratto, chiaramente, l'atmosfera, consideriamo quella quando il sub esce dall'acqua, quindi un'atmosfera. E quindi andando a sostituire 1,1 per 10 alla meno 2 moli per la costante dei gas che è 0,082, per la temperatura che è quella corporea che consideriamo, e quindi sarà 293 più 37 gradi Celsius fratto un'atmosfera. Andando a risolvere, il volume sarà pari a 0,28 litri. Benissimo, quindi questo è il volume di azoto disciolto nel sangue quando il sub si immerge, e questo è il volume che deve essere di azoto che deve essere espulso via via mentre quindi il sub va verso la superficie. Spero di aver fatto una cosa gradita nell'andare a spiegare che cosa accade quando i sub si immergono ad alte profondità. Iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.